sempre nell'anno 1903, nel mese di agosto, quindi un mese dopo la conversione di Sicarel, da Roma parte un pellegrinaggio e tra i pellegrini c'era una persona che aveva delle intenzioni indubbiamente poco pellegrine. Era un giovane affetto da artrite tubercolare all'ultimo stadio, quasi paralizzato. Aveva 23 anni e invece di avere la corona in tasca, aveva la rivoltella. Con questo intendimento vado a Lourdes. Se la Madonna non mi guarisce, io mi sparo davanti alla grotta. Arriva a Lourdes questo giovane che si chiamava Giovanni Battista Tommasi e arrivato a Lourdes vede tanti ammalati, ma li vede sereni. Allora esclama, si può essere felici anche da ammalati. Vede tanti giovani, giovani sani, che invece di andare a cercare divertimenti, servivano gli ammalati, si spendevano per loro. E allora questo giovane esclama, forse la felicità si trova da un'altra parte, io ho sbagliato la strada. La Madonna cambia il cuore di questo giovane. Pensate cosa accadde. Alla fine del pellegrinaggio, che era presieduto dal vescovo di Bergamo, Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, e accanto aveva come segretario Don Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Giovanni XXIII. Alla fine del pellegrinaggio, questo giovane si accosta al vescovo e dice: Eccellenza, io sono venuto con questa rivoltella, la consegno a lei. Non mi è servita, la Madonna mi ha disarmato. Ma sentite cosa gli passa in mente. Se Lourdes ha fatto tanto bene a me, può fare tanto bene anche ad altri. È tornato a Roma, fa di tutto per organizzare un pellegrinaggio, per portare ammalati a Lourdes. E un pellegrinaggio partì dopo poco tempo, erano appena 10 ammalati con alcuni volontari, ma così nasceva l'Unitalsi, un'associazione per portare ammalati a Lourdes e anche a tutti i grandi santuari mariani. Pensate, è nata da un giovane che è partito con una rivoltella ed è tornato in casa completamente disarmato e cambiato completamente nel cuore. Com'è bello tutto questo. Questi sono i veri, i più grandi miracoli di Lourdes. Allora idealmente sentiamoci anche noi ora davanti alla grotta di Lourdes e preghiamo la Madonna, Vergine Immacolata, donna dal cuore puro, donna capace di vero amore, prega per noi che siamo appesantiti da tanto egoismo e siamo diventati incapaci di amare. Vergine benedetta, aiuta la nostra generazione a riscoprire la perla preziosa della purezza. Solo così potrà rifiorire l'amore vero nei nostri cuori. Potrà rifiorire soltanto così. Vergine Immacolata, aiutaci a riconoscere il fango e aiutaci a chiamare amore quello che è veramente amore. Donna dal cuore puro, Vergine Immacolata, prega per noi. Amen.